ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video di Fortnite. Nello shop di oggi abbiamo qualcosina di cui abbiamo parlato nel video di ieri. Un qualcosa che si va a collegare nuovamente al progetto serie di icone. Sto parlando proprio dell'emote di Poki. Esattamente, è arrivata anche lei e fa parte dello stesso set di Marshmallow, Major Lazer, Ninja e tanti tanti altri che ancora devono arrivare. Tra poco l'andremo a scoprire assieme, ma prima parliamo di una skin che ha suscitato parecchia attenzione nei giorni precedenti. Moltissimi punti interrogativi su questa skin che si chiama Iris e che è venuta fuori dopo l'aggiornamento 11.40. In molti, ad esempio su Twitter, dicono che potrebbe essere la prossima skin presentata da Samsung in collaborazione con Fortnite, in quanto tra pochissimi giorni, tra l'altro ragazzi, dovrebbe essere svelato il nuovo Samsung S11. Sto parlando proprio dell'11 febbraio, quindi manca pochissimo. Prima di procedere, ditemi una cosa ragazzi, scrivetemelo qua sotto tra i commenti: questa skin secondo voi può essere presentata come la skin della collaborazione tra Samsung e Fortnite? È così tanto bella vedendo poi quelle precedenti, come ad esempio la skin Galaxy oppure la skin Iconic? Anche se ha due stili differenti, quindi con o senza cappuccio, vi ricordo che è di rarità rara e non c'è mai stata una skin di una collaborazione in questa maniera, almeno credo. Abbiamo addirittura anche un tweet da parte di Samsung Netherlands, ovvero l'account ufficiale di Twitter dei Paesi Bassi di Samsung, dove rispondono così: ho appena controllato, addirittura appena controllato ragazzi, attenzione. Al momento non abbiamo nessuna informazione riguardo a questa skin, che risulta essere parecchio bella comunque. Conclude poi il messaggio consigliandoci di guardare la stream ufficiale di Samsung questo 11 febbraio, dove appunto verrà presentato il nuovo telefono, e soprattutto dice che forse, molto probabilmente, verrà presentata anche una nuova skin, chi lo sa. E quindi voi direte: perché stiamo parlando di questa skin se già Samsung ha confermato dall'altra parte che non c'entra nulla con loro, oppure lo stanno facendo apposta? Attenzione, perché la skin Iris non risulta come una skin che deve uscire prossimamente nello shop, non ha alcun tag all'interno dei file di Fortnite, di solito queste cose le hanno solamente le collaborazioni. Però addirittura è stato trovato un file, un altro file che riguarda invece il piccone di questa skin. Questo però, a differenza della skin, ha i tag dello shop, ciò significa che verrà venduto separatamente all'interno dello shop giornaliero, e soprattutto ha un tag strano oltre al nome, perché ci sta scritto Udi Bandit Female, nel senso che questo piccone appartiene alla skin femminile. Quindi raga, forse ci sarà anche una versione maschile di questo set, chi lo sa, chi lo sa. Quanti punti interrogativi su questa skin all'interno di questo video quest'oggi. E quindi, prima di passare allo shop giornaliero, non siamo arrivati a nessuna conclusione, o meglio, non si sa se questa skin possa appartenere ad una vera e propria collaborazione tra Fortnite e Samsung. Vi terrò comunque aggiornati sull'argomento se dovessero trapelare ulteriori notizie, raga, non preoccupatevi, anche perché per ora le informazioni sono davvero poche e possiamo analizzare poche cose. Speriamo di parlarne ulteriormente più là. Detto questo ragazzi, grazie mille per avermi seguito finora, andiamo a scoprire ciò che hanno droppato quest'oggi nello shop giornaliero. Andiamo a cliccare in negozio oggetti, raga, questo è lo shop di oggi ed in evidenza abbiamo tantissime skin, ma tantissime per davvero. Sulla destra invece abbiamo tre emote, e tra cui ragazzi, Mix, grazie mille per il regalo, ma non dovevi farmi tale regalo, non dovevi. Secondo me la shopperanno un sacco di persone, davvero. Ma no. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Troppo bello sto belletto. Fantastico. Concentrazioni, ragazzi. Abbiamo la ciclope, meravigliosa. 1200 V-Bucks per lei. Guardiamo anche il suo backpack velocemente. Ci piace. Poi abbiamo Stella di Loto. Bella raga, da affiancare a tantissime skin. Possiamo fare un bel set con questa qui, soprattutto in quelle che sono le sfilate che oramai ci spariamo ogni giorno. 500 V-Bucks per questa bellissima wrap, ci sta. Stella ammantata, 1500 V-Bucks per questa skin che, se non ricordo male, fu la prima skin ad avere i caratteri, diciamo, di salva il mondo implementati su Battle Royale. Skin parecchio strana, 1500 V-Bucks e non ti offre nulla, neppure un backpack. Andiamo a guardare i dinosauri ragazzi, oscuri tra l'altro, perché io li amo. Guardate che belle versioni, guardate che bei stili, un po' più chiaro, un po' più scuro. Procediamo, andiamo sul backpack. Meraviglioso ragazzi, vediamo se lo fa vedere anche così. Fantastico raga, fantastico. Il mini triceratopo sulle spalle. E poi abbiamo il Rex, guardate che occhi. Il cubo ragazzi ha impossessato tutti quanti. Bellissime con queste versioni, mi piacciono un sacco. Ascoltiamo. Nice. È molto 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 arrabbiato.
Andiamo avanti, non ci abbiamo più nulla, procediamo. Stretchy 1500 V-Bucks, mai acquistata questa skin, sembra bruciacchiata, veramente malandata. Se non sbaglio ha 4 stili differenti, infatti raga, un sacco, giacca, bagliore, giacca, abbaiante. Così è parecchio carina, ma anche la versione normale, quindi predefinita, non mi dispiace. Continuando con lo stesso set, attacchi di fame. Durburger versus pomodoro, malandati. Lo shop di oggi ce lo siamo bruciati velocissimamente. Allora, destino, ovvero la skin glow. Lei è tarocca, lei è tarocca. Andiamo. L'avevo detto che era tarocca, non mi si accende neppure il backpack, guardate. E dai. Ma seriamente mi si è buggato il backpack, vediamo. Ok, si è acceso ragazzi, si è acceso, però è brutto, non è come in foto. È ingannevole però, io guardo le immagini e poi non risulta essere così, dai. Oh, eccolo. Un primo fulmine, vediamo se ce n'è un altro. Niente, ok, va bene, avanti. Struttura condannata. Devo dire la verità, non mi sa di nulla. Lui invece è un po' più carino, ma niente di che. 1200 V-Bucks, andiamo, andiamo. Abbiamo finito ragazzi, lo shop di oggi proprio è durato meno di 2 minuti. Come sempre vi ricordo che se dovete shoppare un'emote bruttissima come quella di Poki quest'oggi ragazzi, potete utilizzare il mio codice creatore cliccando qui in basso a destra sulla voce supporto un creatore e digitando poi al centro della schermata il mio code GKRMARTEX tutto attaccato. Mi raccomando, maiuscolo minuscolo è uguale, l'importante è cliccare su accetta e riaggiornarlo ogni 14 giorni. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto vi abbia intrattenuto. Se così fosse, mi raccomando, lasciate un bel like, condividete il video con tutti i vostri amici e soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Mi raccomando, noi ci becchiamo tra pochissimi live oppure in un prossimo video. Un salutone da Martex, si abdus!